Buonasera, sono sempre Salvatore Campisi per la prima gara dello Chat Historic. Questa sera vedremo il meglio degli anni 80, degli anni 90 della Formula 1. Va, ok, basta. Mutato più là. Già fatto io. Il mio compare Gianluca Bernardi, in arte GJ. Salve a tutti, buonasera. Sì, è ovvio che mi accompagna per tutto il resto della stagione, se vuole. Ah, vabbè, comunque, già siamo in qualifica. Qualifica avrei da 15. Bisogno un attimo del link della diretta perché non lo trovo. Ah, perfetto. Siamo già a 12 minuti e 40 della qualifica, mancano 12 minuti e 40. Ancora nessuno ha effettuato un giro completo. Il primo è Bonacina. Vediamo al primo settore, ancora non spiega. Vedremo. Bandiere gialle, lo Iacon in pista, in mezzo. È già sotto di mezzo secondo sul best che è di Zannella per ora. Marco lo Iacon in mezzo che forse darà fastidio. Non dà fastidio. Qui siamo al rettilineo. Curva a destra a gomito. Non tornante, no, a gomito. 7 decimi, 7 decimi sotto al secondo intertempo. Non conosco la pista, questa è una brutta cosa. Possiamo fare allora magari un giro per presentare la pista. Seguiamo 8 di 6 magari un pilota che decimi. si è appena lanciato. Sì, ma io non la so. Ok, questa è la prima curva, curva da fare in terza, si allarga molto, poi si arriva in questa curva veloce da fare in seconda, poi c'è un'altra curva veloce, la curva 3, da fare in quarta, quinta. Poi c'è un'altra curva veloce che mette sul rettilineo parallelo a quello dei box. E poi si mette fino alla sesta per la clean chicane, pare in seconda prima. Poi c'è questo dosso. Altra curva da fare in pieno, si fa in quinta. Poi c'è una curva veloce a destra in terza, un'altra curva a destra. Piccolo rettilineo. Una delle staccate più violente del circuito da fare in prima. Poi abbiamo la curva 9 e infine abbiamo, dopo questo rettilineo, c'è la curva intitolata Jackie X, pilota Ferrari, da fare in seconda e terza e si torna sul rettilineo dei box. Si ferma Bonacina, sì, primo. Meglio di Lorenzo Lucidi. Lorenzo Lucidi, non Vincenzi, ancora problemi. Non ha ancora Luca Franca. Non so chi Fa sia. parte del team Franca, fa parte del team Boffa Mennato Motorsport. Vito Boffa aveva precedentemente corso su Force, mentre Franca è un volto nuovo su Force. Forse darà filo da torcere. Non lo so, io in questo momento sto pingando come un dannato. Della pietra, per favore. Sì, seguiamo il pilota della Caralis, unico pilota per questo Gran Premio perché Gianmarco De Salvi questa sera è assente. Questa sera ci sono diversi assenti, come assente per il team Alfa Strato Racing Sì, ma Fabio Gianmarco De Salvi è in pista. Costanzo. Ah, Allora lui è è qui. presente perché mi aveva detto che non c'era. May. Meglio così, allora abbiamo Caralis al completo. Possiamo fare magari una carrellata dei team per presentarli.
Allora, abbiamo la Caralis con Gianmarco De Salvi e Giuseppe La Pietra, motore Porsche, livrea nera, blu e rossa, i colori del Cagliari, della città di Cagliari, appunto. Poi abbiamo il team Repsol, team presente anche sul Tissot 2013-2014 come la Caralis, ed è formato dalla coppia Riccardo Vincenzi Fiorio, che è la stessa coppia che corre nel Tissot, e la livrea è arancio, bianco e rossa. Poi abbiamo Landron, altro team che corre su Force nel campionato Tissot, formato da Andrea Cannavera e Marco Lo Iacono. La livrea è blu e bianca, soliti colori del team Andron. Poi abbiamo due team della Red Heroes. Abbiamo il team principale, che è formato da Ramacci e Rossi. La livrea è questa qui che vediamo, nero e rossa. E poi abbiamo il team junior, che invece ha una livrea bianca e rossa, formato da Michel Bonacina e Vincenzo Abate. Poi abbiamo due team Strato Racing. Vediamo se la regia inquadra il team Alfa Romeo, formato da Matteo Sorgiacomo e dall'assente Fabio Costanza. Ovviamente team motorizzato Alfa Romeo, livrea bianca e rossa, la storica livrea Alfa Romeo. Poi abbiamo la Durex Strato Racing, con una livrea Durex, appunto, livrea particolare, formata da Gerardo Luna e Fabio Giurano. Anche questa vettura monta il motore Alfa Romeo. E poi abbiamo la Gaia Motorsport con Fabio Scaduto e Giambattista Sammatrice, mi sa che sono entrambi assenti. Sono È scaduto, se è scaduto entrambi in... assenti. Utilizzano una vettura di colore blu e bianca con motore Ferrari. Poi abbiamo la Vert Motorsport, Racing Motorsport, che schiera Lorenzo Luciti e Mazzu, stessa coppia di piloti utilizzata per il Tissot. Poi infine la livrea di colore verde, come anche nel Tissot, ormai è un classico. Ma Zanella in che team è? Zanella è stato formato un team dove corre solo lui perché erano finite le coppie di piloti e quindi corre solo lui col team Benetton. Motore Renault. Livrea giallo, blu e verde. Vediamo Zanella che va fuori pista, sbaglia completamente la staccata e Mazzo gli fa compagnia. Poi abbiamo la Menato Boffa Motorsport con Vito Boffa Boffa e Luca Franca. da Le minchia. vetture utilizzate sono la Lotus 98T di Ayrton Senna, quindi con telaio monoscocca in carbonio, e i motori utilizzati sono stati scelti da ogni team tra una rosa di motori disponibili. Infatti abbiamo motori Ferrari, motori Alfa Romeo, motori Renault, Porsche e nient'altro, non è stato scelto nient'altro. Porsche. Alla La fine qualifica ce la mancano siamo. 4 minuti. Facciamo un resoconto della classifica, quantomeno. Abbiamo primo Michael Bonacina con la Red Heroes Junior Team Racing Ferrari con 1:10.653, secondo Lorenzo Lucidi con la Vert Motorsport a 145 millesimi dal Michael Bonacina, Matteo Sorgiacomo terzo con la Strato Racing,
11.114 a 461 millesimi dal leader. Gerardo Luna della Durex Strato Racing con 1.11.421 a 768 millesimi. Nicolas Ramacci e Christian Rossi, entrambi dalla Red Dealers Racing Cari, rispettivamente a 831 millesimi e 974 millesimi. Poi abbiamo Ettore Zanella con la Benetton Formula 1, che è la sua per sé, a quanto ho capito, con il tempo di 1.11.860, un secondo e due decimi da Michael Bonacina. Riccardo Vincenzi, che ora supera Zanella, classificandosi settimo, con il tempo di 1.11.791 a un secondo e 139 millesimi. Quindi ottavo abbiamo detto Ettore Zanella, non varia il suo tempo. Andrea Cannavera, nono, con l'Andron Team 1.13.211 a 2 secondi e mezzo da il Di pilota testa. in pole position. Abbiamo Giuseppe La Pietra con la Carolis Formula 1 Team, con 1.14.498 a 3 secondi e 8. Fiorio con la Repsol Oddio, l'ho perso qualcuno. Infatti, Giuseppe La Pietra ha lasciato il gioco, sì. Con 3 secondi e 978 millesimi da Michael Bonacina. Abate con il tempo di 1.15.545 a 4 secondi 892. Rio Mazzo con la Verta 1.15.833 a 5 secondi e 180 millesimi. Luca Franca con la Vennata Boffa Motorsport 1.19.878. Mamma mia. Marco Loiacono il migliore con l'Androm Formula 1 Team 1.48.316 a 37 secondi e 6 dal pilota in testa. Molto probabilmente non avranno fatto neanche un giro di prova per ottenere Probabilmente questi sì. tempi. Il migliore è Gianmarco De Salvi. 14 giri effettuati, neanche un tempo. Perché c'è l'asterisco? No, è vero, sono i server admin. Ok, finito qui. Vito Boffa che sta girando adesso. Vediamo Zanella, numero 6, sul proprio tempo è sotto di 238 millesimi, ma ora è sopra di 394 quello di Bonacina. Ettore Zanella che ora sta effettuando il rettilineo prima della chicane del rettilineo principale. Attualmente in sesta posizione, vediamo dove chiuderà. No, migliora. Ha difficoltà l'uscita della chicane prima del traguardo. Sta migliorando qualcun altro? No. Sta migliorando Sor Giacomo ancora. Primo intertempo, 125 millesimi. Vediamo ora il secondo settore si sta avvicinando ed è sotto di 341 millesimi. Il suo tempo, È 83 appena millesimi 14. sopra. Sì, è vicinissimo al tempo della pole. Vediamo che esce molto bene dalla curva lenta, fa la S veloce. Vediamo la chicane, un po' largo. Qui è importante tenere il cordolo. Sì, è un po' largo. Migliora il suo tempo, ma rimane comunque in terza posizione. Ramacci, ah già, sono finite le qualifiche, hanno preso molti la bandiera a scacchi. Diciamo che in queste qualifiche sinceramente pensavo che Cannavera e Riccardo Vincenzi riuscissero a fare meglio perché nelle prove libere avevo visto che riuscivano a girare sul tempo dell'11 basso, ma molto Comunque, probabilmente non saranno riusciti a fare un giro perfetto. Vincenzi ora sta migliorando di mezzo secondo. Quindi ancora non ha preso la bandiera a scacchi. Lui ancora no, tutto ne vale da come esce da questa chicane. Un po' largo. Però 350 millesimi di ritardo sul primo. Mi guadagna due posizioni. Da ottavo passa sesto, Amiroti di 434 millesimi, ma è comunque 7 decimi sopra il podio di Bonacina.
20 millesimi da quello davanti e 90 millesimi da quello dietro. Quindi la classifica finale delle qualifiche del GP Zolder. Abbiamo Bonacina primo, secondo Lucidi, insomma Tesor Giacomo, quarto Gerardo Luna, quinto Nicolas Ramacci, sesto Riccardo Vincenzi, settimo Zannella, ottavo Rossi, nono Franca, decimo Andrea Cannavera, undicesimo Mario Mazzo, dodicesimo Francesco Fiorio, Marco Loiacono tredicesimo, Vincenzo Abate quattordicesimo, regia quindicesimo, sedicesimo Gianmarco Dossano. Ah, bel warm up. Warm up dalla durata di 5 minuti. Magari intanto possiamo parlare un po' di questo tracciato di Zolder. È un circuito inaugurato nel 1963, quindi compie 50 anni quest'anno. Ha ospitato 10 Gran Premi di Formula 1. In questo tracciato si è corso perché per problemi di sicurezza Spa è stata tolta dal campionato di Formula 1 e quindi è stata sostituita da Zolder. Però questo tracciato è ricordato purtroppo per la morte di Gilles Villeneuve, pilota Ferrari. È morto l'8 maggio dell'82 e in seguito a diversi incidenti pericolosi avvenuti su questo tracciato, poi nell'84 è uscito di nuovo dal campionato di Formula 1, dal calendario di Formula 1, in favore di nuovo di Spa, della ristrutturata Spa. E attualmente Zolder è un circuito poco usato, ormai le attività agonistiche svolte su questo circuito sono veramente scarse e di basso rilievo. Nonostante tutti gli interventi che sono stati fatti per cercare di rendere più sicuro questo tracciato, che aveva vie di fughe abbastanza ridotte, però è un circuito che non si adatta alle potenze delle macchine di Formula 1 raggiunte adesso. E quindi adesso infatti abbiamo il circuito di Spa come Gran Premio del Belgio. La regia fa umorismo. Sì, adesso vediamo Andrea Cannavera. Qualifica, dicevamo, per lui un pochettino deludente. Speriamo che in gara sappia fare bene, come spesso gli capita nel campionato Tissot. L'Andron recupera la formazione Cannavera, Loiacono, che era la formazione del Tissot dell'anno scorso. Formazione che fece abbastanza punti. Invece quest'anno Cannavera si ritrova con un compagno di team che fa pena. Fa crash, come ci... E non va bene, questo non va bene. È crashato. Giuseppe La Pietra è crashato. Si va alla ricerca del vecchio Bakugo. Ricordiamo per la gara che i giri saranno 24, esattamente il 35% della gara reale. Gli aiuti utilizzati in questo campionato
e saranno solamente, è solamente il controllo di trazione e la frizione automatica. Abbiamo i danni al 20% e un pit stop obbligatorio. Pit stop obbligatorio vuol dire cambio gomme. Le gomme, diciamo, che si possono utilizzare in questo campionato sono due, le soft e le medie. Le soft dovrebbero durare metà gara e quindi permettere di fare la gara completamente con le soft, cambiandole a metà gara. E le medie invece dovrebbero coprire tutta la durata della gara, però il pit stop obbligatorio obbliga a sostituire le gomme. Quindi vedremo che scelta effettueranno i team. È crashato Vincenzi Riccardo. Anche Boffa. Andiamo a gara, La ma regia si era spostata su Sor Giacomo e peccato. Sor Giacomo si è girato. No, no, hanno riavviato il. No, adesso sì, è riavviata la sessione. Sono problemi di crash, quindi si ritarderà un po' la partenza. Intanto che risolvono i problemi, magari possiamo dire i circuiti di questo su cui si svolgerà il campionato Tisoki History. La prima tappa è appunto Zolder, poi si andrà ad Hockenheim, poi Aida, Silverstone, Long Beach e Watling Glen. Sono sei gran premi. Versione lunga? Oddio, ma l'avevo Sono stat è detto. stato aggiunto un Commenter on altro Norse Gran Premio? Life. Norse Life. Quindi sono sette Gran Premi. Perché dal regolamento ancora risultano questi Gran Premi qui. Oh, 3 giri, esatto. Quindi diciamo un campionato con pochi GP confrontato al TSOC 2013-2014, dove sarà molto importante cercare di andare sempre a punti per rimanere nelle zone importanti della classifica. Quindi un eventuale crash in gara risulterebbe molto pesante. Dovrebbero essere rientrati tutti quanti. È Via, 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 go, 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 go. tornato anche Riccardo Vincenzi. Sì, Christian Rossi ha messo i dettagli di un Pentium 1. Perfetto. ancora Vito Boffo che ha dei problemi. Cannavera, lasciate il gioco. Zannella dice 21:37, ora mangiamo. Magnavo. Sarà sicuramente più leggero, avrà una prestazione migliore. Avevamo pensato all'anno prossimo di.
Mettere i pesi reali sulle nostre vetture della Formula 1 dello Zoc. Abbiamo dei Per problemi in regia. caso è stato cliccato? Vediamo se il nostro Stefano Cortese riesce a risolvere. Devi entrare come spettatore. Speriamo che il problema sia stato risolto. Trent'anni per scrivere grafica. Carlo? Ah, perché? Ma quindi stiamo aspettando il rientro di Andrea Canavera nel server e poi la gara dovrebbe partire. Infatti, c'è chi si lamenta per il ritardo. Intanto volano offese gratuite. Almeno le pagassero. Ma il test è stato fatto con questa mod? Vito Boff ha lasciato il gioco. Sì, e Boff ha problemi ogni volta che viene cambiata la sessione di gara. Perché Sor Giacomo si sentiva molto motivato. Si vede che adesso lo stato d'animo cambierà. Stanno rifacendo la briglia. Ah, Boff è ritornato. Vito Boff è entrato nel gioco. Ah, glielo dico. Attendiamo il cambio di sessione. Al cambio di sessione, chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. Limon c'è, limon c'è. No, non si può. Chiccatelo, chiccate Mazo. Mi sento tanto Charlie Whiting ad aspettare così tanto.
Vituzzo. Ah Tanto no. esce la pubblicità di Twitch. Che pubblicità sarà mai? Io non la vedo. Usa Perché anche tu sei nel qui. gioco. No, no, lo vedo anche nello streaming. Non c'è. Allora forse è solo a schermo intero. Nemmeno. No, vabbè, ora è andata via. Usate anche tu, usate anche tu, ok. Viva l'italiano! Italiano. L'italiano va da scuola. Sì, sarà 42 il tempo minuti, di gara ah. sarà 42 minuti, contando la sosta. 42 minuti massimo. Boh. Quindi si va, non si va. Matteo Sorgia, come dice, se può fare due giri, sta girando. No, è fermo. Vabbè, accendiamo. Dun, dun, dun. Esatta. Urlo. Dobbiamo fare? Ci giriamo i pollici e aspettiamo, non dicono niente qua, ma dite qualcosa almeno. Io Christian penso. Rossi ha crashato. Ebbene. Il presunto Cristian Rossi. Il presunto Christian Rossi. Signor Rossi. Beh, a questo punto direi che comunque se le persone continuano a crashare, Chris Rossi. Rossi. Il presunto Rossi. Certo che lui. Eccolo! 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 Se non prima che crasha qualcun altro. Gera, va là, va là, Tanto va là. ora cambia la sessione, vediamo chi ricrasce. Ah, è uscito lui dal gioco allora. Ma basta là. Torinese online, corsi di Torinese online. Italiano, torinese, torinese, italiano, siciliano, siciliano, italiano, italiano, siciliano e calabrese, italiano, italiano, calabrese. Vabbè, tra calabrese e siciliano super giù. Sì. Sapum! Tra siciliano e calabrese, ma è poca la differenza. Se consideriamo che quelli di Reggio e quelli di Messina parlano uguale. Tu verso Reggio sei? No, più Ah, sopra. allora. Cosenza. Gaio ci sta, io qual è il problema? vabbè, pazienza. Willy? Mi crasherà Vito Boffa, lasciate il gioco. Lui. Ancora problemi per Vita Boffa? Al cambio di sessione. Chat. Ok, forse si inizia, alleluia. Inizio il giro, ah, c'è pure il giro di formazione, ok. Sì, abbiamo No. sul rettilineo, sì, le telecamere di Refactor inquadrano il retrobox. Vediamo che finalmente parte il giro di formazione. Rossi parte dai box, perché?
non sei box. La pietra si gira. Stavo appunto per dire giro di formazione che sembra andare tutto regolare, invece la pietra va in testa coda. Infatti, vediamo la pietra che adesso è ultimo. Deve raggiungere il gruppo. Speriamo che non commetta altri errori. È Così. Fiorio che incula tutti. Ma ha preso Mazzo, è Mazzo che è il restart. Sì, c'è anche lo Iacono che attraversa il prato. Mazzo Fiorio. contro le barriere. Lo Iacono che si è capottato. Il regolamento dovrebbe dire che non sono ammessi restart. Annella che ci saluta. Però hanno ragione. La tristezza viene. Abbati ha ragione, Viene. comunque c'era scritto no restart. La giglia. Perché del 1211? Chi crasca affari suoi. Sì, che crascano. Sì, ma Vettel non scompare mai. La griglia è sballata, ma perché era crascato? Ciao. Diacana. Modi di evitare bestemmie. Non fare il Leo. Chi è Leo? Leo. Oddio. Oddio. Intanto ancora ritardi nella partenza. Sembrava andare tutto bene. Il giro di formazione sembrava regolare. Attenzione, partono, Partono delle frecciatine. Abbiamo una regia molto simpatica. Hector Barberà. Chi cazzo è? Ah, è. Ok. Prima della gara, attenzione quando uscite se inizia la gara. È proprio nappa. Ma perciò. Quindi cosa stanno aspettando?
Intanto Gerardo Luna va in pista. Mazzo, l'uomo senza culo che è stato inculato prima da Fiorio. Anche Mazzo va in pista e Cioè, cerca di andare in pista. si gira. Ok, siamo in gara. Si spera che Vitor non Bor fa facciano. crash di nuovo. Non. Non riesce a schierarsi. Ramaz ci saluta con affetto boffa. Vediamo che cosa deve succedere stavolta. Parte il giro di formazione. E Sor Giacomo si gira. Noi siamo in ritardo qui. Sor Giacomo si gira su. Ma si è girato da solo? Sì, si è girato in partenza. Ah, brutto errore. Partiva dalla terza posizione. No, vabbè, la giro di formazione. Sì, però Cannavera comunque, pure. nonostante i danni al 20%, parte già con una macchina leggermente danneggiata. Anche Cannavera si è schiantato contro il muro. Ha toccato il muro, tutte le barriere. Attenzione! Ha colpito il Sì. canadese. Beh. Continuano a essere ancora molto vicini nel giro di formazione. Fiorio che sta a 500 metri di distanza da Mazzo. Sì, vediamo che sì, sono proprio incollati. Sor Giacomo passa. Speriamo che Cannavera non avvengano passa, Sor casini. Giacomo. Lucia Franca, vabbè, Luca Franca, Luca. Lucia, Luca. la prima donna su Elefante. L'inimmaginabile Ma Charlie. Lucia è più femmina, più donna. Charlie. Passa Cannavera. Troppe persone in griglia. Adesso cercano di schierarsi. Finalmente potremo vedere una partenza. Io non ci spererei. La telecamera che non ci aiuta. Le Caralis che si schierano in fondo al gruppo. Sono partiti. Sor Giacomo parte meglio. Lucidi, lucidi, lucidi all'interno su Bonacina, la prima curva. Tiene l'interno, riesce a passare. Lucidi primo. Sor Giacomo infila anche Turi, sono appena Bonacina. partiti nella diretta. Sei troppo avanti. Sor Giacomo si gira. Sor Giacomo. Si gira. Non so se sia stato un contatto. Oh, casino. È De Salvi che fa slalom in mezzo a tutti, passa. Si è girato anche Fiorio. Intanto davanti. È scappato Lucidi, poi Vincenzi, Carnavera, Bonaccina secondo. Perché? Io dare il factor alla Io sesta. da Refactor non posso perché mi crasha il computer. Mazzo va fuori. Mazzo va fuori. Attenzione a come rientra. Rientra bene, non c'è nessuno dietro. Tu riguarda tu della diretta perché sennò se altrimenti tu anticipi quello che succede. Allora, guardiamo dalla diretta quello che fa. Ecco qua. Perché quando hai detto che Mazzo si è schiantato 20 secondi dopo. Sì, ma l'audio arriva anche 20 secondi dopo. Sì, ma Cioè, l'audio arriva così col c'è un video. ritardo di 40 secondi sulla diretta. Non è che sia tanto. Sincronizzato. Sa, qua. Preferisco 20 che 40. Fai replay.
Andron. Lo Abate, Abate si Iacono non gira. sembra averne di più. Tanto Abate si gira. Tor Giacomo Errore di Lo che. Iacono che taglia il prato. Tor Giacomo si infila e va alla caccia di Cannavera. Subito in rimonta Sor Giacomo. È vicinissimo a Cannavera, sembra avere un altro passo. Va come un forsennato. Frenata violenta. E adesso rettilineo che precede il rettilineo dei box. Esce velocissimo Sor Giacomo e prova sul rettifilo dei box a superare Cannavera. Curva veloce, rimane interno Cannavera. Traiettoria che dovrebbe rimanere interna poi per Sor Giacomo che rimane davanti. Bel sorpasso di Sor Giacomo. Tor Giacomo quindi ora va alla caccia di Vincenzi, Vincenzi che sta lottando con Luca Franca, o perlomeno sta cercando di quantomeno di avvicinarsi, ma non riesce. Sta ancora a debita distanza, davanti c'è Gerardo Luna, Rossi già doppiato. Non riesce, Cannavera, attenzione, va un po' fuori. Lo Iacono aveva tagliato la pista, era Lo stato Iacono superato da... è crashato. crashato lo Iacono. Crashato lo Iacono. Pensavo che era Chris. Quindi ripassa passa la pietra. La pietra ottavo. Errore Via. per Sor Giacomo. Ha avuto un contatto, è stato un errore. Penso un errore. Non vedo io. Intanto Lucidi K. No, un errore suo in frenata, ha bloccato le ruote posteriori e si è girato. Sì, questa mod, come dicevo anche nelle libere, è molto particolare perché ha un posteriore molto ballerino in frenata, cosa che invece non avviene in accelerazione come si aspetterebbe, si potrebbe aspettare perché c'è il controllo di trazione che evita dei sovrastersi di potenza. Non riesco a capire chi è prima. Ah, Lucidi, da primo. Lucide primo. Il mouse ne. Vincenzi si avvicina a Franca. È ancora lì 3-4 decimi. Ma adesso si fa sotto. Può usufruire della scia. E ci sono No. queste serie di curve veloci. E poi c'è questo rettilineo che Vincenzi potrebbe sfruttare. Attenzione, bandiere gialle. Bonacina in mezzo alla pista. Bonacina si è girato ed è bloccato sul cordolo. Si è girata la chicane. Sì, qui i cortoli sono. Oh, grande rischio. Lo prendono. Chris che lo spinge. È una gara compromessa per Bonacina, stava facendo bene. Sembrava poter andare a riprendere i lucidi. Adesso Ramacci, sì, Nico. perché Bonacina è rimasto sul cordolo. Infatti, caratteristica di questi circuiti vecchi di Formula 1 che i cordoli non hanno funzione diciamo, di allungare la pista come avviene negli attuali cordoli di Formula 1, ma erano proprio dei bordi oltre i quali non conveniva andare, perché molto insidiosi. Tor Infatti, Giacomo sulla pietra intanto. Supera la prima curva. No, è un doppiaggio oppure. no, no, un sorpasso. Ah, allora è finito molto dietro, Sor Giacomo.
Lucic ha 7 secondi e mezzo di vantaggio su Ramacci. E siamo a 5 giri su 24. Mi sa che la gara. Gerardo Luna penso che può anche avvicinarsi. Sì, Franca ha avuto come Bonacina. Ah, di nuovo fuori Franca. Problema per Franca. Sì, è Stavo andato dicendo, lungo alla curva Bonacina, e Bonacina Bonacina si fuori. tocca, no? Fortunatissima gara per il Pullman Bonacina. Anche Sor Giacomo non scherza, di nuovo dietro Cannavera. Rossi si gira. Vediamo che Sor Giacomo riprova il sorpasso su Cannavera, ci proverà nello stesso punto, è lontano, rimane scia, sicuramente sfrutterà il rettilineo successivo. Riesce a stare molto vicino al pilota. Sì, Esatto. ci riesce, ci riesce. Qua non so quanto può essere utile un sorpasso. Infrenata, va un po' largo. Tutto a poco. Questa Cannavera cerca incrocio. è una chicane molto, qui è difficile superare perché è molto stretta. Questa pista non ha una carreggiata molto ampia. Cannavera delude un po' perché sembrava avesse un passo più veloce. Cannavera viene infilato anche da Bonacina. E si ritrova dietro la pietra che sta recuperando. Zitto zitto 4-4 e nono. Ai margini penso della zona punti, che se non sbaglio prendono i primi 8 punti. Sì, i punti dovrebbero essere i primi sei. Sor Giacomo si è girato di nuovo. Attenzione, Sor Giacomo di nuovo si è girato. Sì, Sor Giacomo aveva lamentato dei problemi appunto di instabilità al posteriore in frenata. Mi sa che non è riuscito risolverli col setup. Anche perché abbiamo un setup su queste vetture molto limitato nelle regolazioni. Ad esempio, non è possibile impostare la distribuzione dei pesi, il freno motore e tante altre impostazioni che sono utili al fine di cucirsi la macchina a propria misura. Per il momento stallo completo in Abbiamo pista. Lucidi, Ramacci, Luna, Vincenzi, Bonacina, Cannavera, La Pietra. Sor Giacomo, Giacomo, Fiorio e Fiorio Mazzu. e Manzo. Poi Abate, De Salvi e Rossi. Non succede. Abate fuori nell'erba, sopra l'erba, sotto l'erba, in mezzo all'erba. Sor Giacomo sulla pietra e subito davanti ha il suo amato Cannavera. Guarda come si avvicina in frenata. Una volta saltavano le macchine, non si vedono più macchine Sì, sullo saltare. scollinamento dopo la chicane, effettivamente le macchine accennano ad alzarsi dal suolo. Anche perché questo tipo di vetture non aveva di certo un gran carico aerodinamico paragonato alle vetture attuali. Anche se abbiamo visto che con le vetture attuali di Formula 1, Webber è capace di spiccare il volo. Sor Giacomo ha superato la Sor pietra. Pietra che sì, si sorpasso gira. Sor facile.
pietra passo sigillo. facile per Sor Giacomo e la pietra perde il controllo della vettura. Arriva, attenzione, Fiorio da dietro. È lontano. Ma è Cannavera si gira. Porti. Cannavera, sì, in frenata. Lo dicevo, è un problema di queste vetture. Rimane sul cordolo. La regia non appena si è concentrata su Cannavera. Sì, è stata proprio repentina a cogliere l'errore. Tanto Fiorio che da dietro si avvicina a Cannavera, autore dell'errore, e sbaglia anche Fiorio, va a largo. Fiorio e Cannavera alla caccia di la pietra. Non capisco se Gerardo Luna ha fatto un errore o è entrato ai box, che si ritrova dietro Riccardo Vincenzi. Ora Beh, considerando controllo. che siamo al nono giro, con le gomme soft. Si potrebbe riuscire a fare in 13 giri. Io ho provato a fare una piccola sessione di prove, 10 giri, le gomme soft le hanno supportate benissimo. No, no, Gerardo Luna ha tagliato la chicane lenta. Avendo tagliato, ha dovuto rallentare. Riccardo Vincenzi si è avvicinato di più, prendendo la scia, è riuscito a superarlo. Quindi. Quindi errore di Luna. Riccardo Riccardo Vincenzi chiama la sosta ai box. Attenzione, Ramacci si gira. Ramacci. Brutto, brutto, sì, e fa fatica anche ad uscire. Vincenzi che taglia la pista, Abate fa altrettanto. strano vedere un errore di questo tipo da Ramacci. Beh, allora vuol dire che le gomme sono veramente alla frutta. No, non penso perché queste gomme soft dovrebbero riuscire a fare anche oltre metà gara tranquillamente. Però intanto non riescono a stare in pista, Riccardo Vincenzi nemmeno. Lucidi, lucidi, va tranquillo. Sarà che comunque sì, i danni sono bassi, ma dopo tanti contatti comunque la macchina accuserà dei problemi meccanici. Non capisco, Riccardo Vincenzi aveva chiamato la Tanto sosta, Vincenzi ma non rientra. Forse non è rientrato. perché ha visto Bonacina che faceva giri record, quindi avrà pensato di provare anche lui. Intanto chi ha sbagliato di meno è colui che si trova in testa al gruppone, ovvero Lorenzo Lucidi. Sì, Lorenzo Lucidi che con il suo megavolante mouse. sta facendo una gara eccelsa. Voglio il mouse di Lucidi, una statua, un C'è un errore. quadretto. Quando un giorno il mouse di Lucidi si romperà, lui non lo butterà, anzi, ci farà il quadro. Lo farà Lo santo, lo porterà in appenderà. Vaticano per la benedizione e diverrà santo, santo Maus. Tanto mouse. Rientra Luna. Bandiera gialla perché Luna rientra. Sì, Luna che era tallonato da vicino da Ramacci. Sì, rientro. Ricordiamo che ai box non c'è il limitatore, quindi pit stop velocissimo. Arriva Frank a velocità sostenuta. Riparte Luna e Cioè, riparte anche Bonacina.
Io avevo capito che non c'era il limitatore, cioè il pulsante del limitatore, ma no, che non ci sono limiti ai box. Non ci sono né limiti e né le vetture sono dotate di limitatore. Wow. Bonacina sull'una. Una sportellata. Buca il preservativo di Gerardo Luna. Il Durex non dura. Tanto Riccardo Vincenzi non rientra ancora. Da questa inquadratura si Giro può vedere che la macchina di Luna 1-12 e 6 per Riccardo Vincenzi, non male. Avendo delle gomme da 14 giri, è il miglior tempo 1-12 e 3. Vediamo Bonacina ora che tempo fa. Ma le gomme comunque, come ho detto prima, resistono e che con il diminuire del carburante presente nel serbatoio i tempi si abbassano. Lucidi ha pure chiamato i box, non so. Infatti sicuramente nel finale di gara vedremo dei tempi La Cannavera i si tempi gira della davanti qualifica. Vincenzi. Ancora Ramacci terzo, Vincenzi secondo, Lucidi primo. Comunque Vediamo non ho un mai po'. visto una gara con così tanti errori. Sì, anche A la parte mod. Lucidi che rientra appena ora, a parte Lucidi, tutti gli altri sono stati autori di errori. Anche Riccardo Vincenzi rientra. Sì, rientro di Vincenzi. Molto Lucidi veloce. forse non riesce a tenere la posizione su. Sì, ci riesce, ma di poco. Su Ramacci. Ramacci ha guadagnato tantissimo. Vincenzi è ancora fermo. Ramacci ha fatto la sosta. Sì, Ramacci già ha fatto la sosta. Aveva fatto anche un errore, era finito a più di 10 secondi. Ramacci tira dritto. Non ho visto la curva, non capisco. Non ho visto veramente la curva. Problemi per Ramacci, gli occhiali. L'erba arriva a Cannavare, lo supera. Cannavera era raddoppiato comunque. E Ramacci richiama di nuovo la sosta e box. Vuole rientrare per sistemare la macchina. Boh. Così dà strada libera a Lucidi. Lucidi che può tranquillamente vincere questa gara. Gli butto la gufata lì. Quindi vediamo se Ramacci rientra per riparare i danni oppure si rientra. Vediamo un po'. Vincenzi, lunghissimo Vincenzi che riesce nemmeno forse a recuperare su. Oddio, non so se riesce su Ramacci. Passa Bonacina. Bonacina secondo. Passa Ramacci, Vincenzi e Gerardo Luna. Tre in una volta. Sono vicini Vincenzi e Luna, ma per il momento non si pestano i piedi. Sì, ma Gerardo Luna. Riccardo sicuramente si avvicinerà in questa curva e sul rettilineo ci proverà, alla fine del rettilineo ci proverà sicuramente. Non capisco Sì, se si sono infatti esce toccati o fuori è stato dalla là. scia e Luna va diritto. Sì, mi sa, Luna avrà provato a ritardare la staccata il più possibile. Tanto miglior tempo di luci di 1:11.649. Ecco, infatti adesso i tempi scendono quasi ai livelli della pole. Quindi i primi sei sono Lucidi, Bonacina, Ramacci, Vincenzi, Luna, Franca. Con Sor Giacomo dietro che non riesce più a recuperare. Bonacina 1:11.533. Che tempo. Bonacina sta recuperando su Lucidi.
Sì, però 26 secondi. soltanto 7 giri dalla fine. È alquanto improbabile, visto che ancora Lucid non ha fatto un errore. Attenzione! Lucidi c'ha Abate davanti, ne prende la scia un po', no, se ne strafotta altamente. Bonacina, Ramacci, Vincenzi, Luna. Vincenzi ha superato Luna. Già l'avevamo detto prima, 2 giri fa. Lapsus. Che noia, che barba, che noia. Non succede nulla, nulla di nulla. Sor Giacomo ancora è lontanuccio da Franca. Un Sì, minuto, vabbè, due un secondo e secondi. sette, un secondo e sei adesso. Intanto saluto una persona che ci sta seguendo. Ciao Rossana. Ciao Rossana. Salutiamola tutta appassionatamente. Sì. Forse è l'unica che ci sta seguendo. Oh, sono in sette. Dico, c'è una ragazza. Vedi che cosa vi porto io? Sì. Una ragazza. Andiamo qualità e risparmio, no? Qualità e quantità. Chi trova sole non lo lascia più. Tor Giacomo si avvicina a Franca. È a 3 decimi. Franca ha fatto qualche errore, non si capisce. Sor Giacomo, Franca, 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 Sor Giacomo, Franca. Random, si gira, Fiorio. Sor Giacomo su Franca, esce dalla scia, non ce la fa. Non so da che Sicuramente me... Sor Giacomo cercherà di non sbagliare di nuovo. Sarebbe tipo il 45esimo errore di Sor Giacomo. Luca Franca, ma vero Luca si chiama? Oddio, bandiere gialle, che succede? Gerardo Luna in mezzo alla pista, no? Gerardo Luna. Viene superato, quindi Giacomo entra in zona punti, sesto. Vai. Tocca Franca. E Franca scompare. Ma che cazzo? Aspetta che me lo rivedo. No, Ecco, veramente non ho Frank è capito che è successo a ripartito. Frank. Era rimasto bloccato. No. È molto buggata questa pista, direi. Ma o la mod, non lo so. Infatti, Sor Giacomo lo aspetta. Giustamente. Che veramente è stato. Comunque credo che era doveroso fare un test. Magari, boh, penso che la, boh, non lo so. Mancanza di voglia. Tor Giacomo ancora su Franca. Va sull'erba, non frenare sull'erba, Cito. Vediamo se Luca riuscirà a farla franca. Lasciamo perdere, piccole freddure. Bandiere gialle in giro per... Cannavera! Si gira. Tanto ancora sorgia come settimo, fuori dalla zona punti. Sì, perché con quell'errore Gerardo Luna è passato di nuovo davanti. Quindi lo scoglio da superare è Franca. Franca che chiude la porta senza complimenti a Sor Giacomo, ma Sor Giacomo riesce ad entrare. Quindi Sor Giacomo passa sesto. Vincenzo Abate ha lasciato il gioco, ma il veicolo è rimasto in garage. Buon per lui. Gli è stata sequestrata la vettura. Lui se ne va.
Vincenzi, Fiori, Oramacci, quanta gente c'è qui in meno di 2 secondi? Bonacina, Oramacci, Vincenzi, non capisco. Però non riesce ad avvicinarsi né Ramacci né Vincenzi, si allontanano tra di loro. Già fatto. Lucidi, primo, tranquillo, ma non si annoia a fare queste gare così. Facci vedere un drift. Che Mancano due giri col mouse intanto. escono benissimo. Mancano due giri intanto. Vincenzi non riesce ad avvicinarsi a Ramacci. Vediamo se Gerardo Luna riesce entro la fine di questo Gran Premio a tenere la quinta posizione dall'attacco di Sor Giacomo. Perché si sta avvicinando sempre più. Vincenzi si avvicina a Ramacci, sono soltanto 6 decimi adesso. Speriamo che Sì, ci sia abbiamo una la lotta lotta alla per il fine. quinto posto. No, Gerardo Luna si è girato, quindi. Quindi Sor Giacomo passa quinto. E anche Franca rientra in zona punti, sesto. Gerardo Luna viene sbattuto fuori. Cannavera che fa. Boh. Va per campi. Franca forse ha sbagliato pure. Sì, Franca ha sbagliato pure. Quindi Gerardo Quindi Luna può ancora avvicinarsi alla sesta posizione, almeno prendere un punto. Qui davanti invece stanno sempre a meno di 1 secondo di distacco. Di nuovo Luna si gira, quindi non si può avvicinare a Franca. Lun gira alla fine. Lucidi doppia Luna. comunque, gara perfetta dei lucidi. Davvero non è stato l'unico a non commettere un errore, neanche un lungo. Comunque ha vinto Lucidi. Già bandiera scacchi, secondo Bonacina, terzo e quarto Vincenzi, penso ormai se non succede nulla di eclatante, dovrebbe essere questa la classifica finale. Quindi primo Lucidi. Secondo Bonacina. Vediamo un po'. Ora qui c'è Vediamo la la chicane, terza l'ultimo. posizione, la quarta. Eccolo qui. Secondo Bonacina, terzo Ramarci, quarto Bonacina è lontano, Vincenzi. quindi la seconda posizione è di Bonacina, poi Ramacci e Vincenzi. Sor Giacomo sta per arrivare Quinto. quinto, Franca sesto. Questi sono i È primi Luna sei. fuori dalla zona punti. Fiorio si gira sul rettifilo. Perché? Non c'è motivo. Mazzo che era i box, perché? E volate box. Fiorio che cammina anche al contrario. Gli dà una mano Cannavera. No, non ho Non capito. riesce a uscire dalla macchina. Ora può rientrare in box, Fiori. Sì, la gara è finita, non è stata una Sì, la gara è gara finita. abbastanza combattuta. Diciamo che sono stati più gli errori a decidere la gara. Sono stati più i piloti ad autoeliminarsi che a cercare di Vincenzi intanto guadagnare rientra in box. posizione. Lo streaming è finito, siamo sulla Vert. Ah, ok, è finito lo streaming. Ciao, Vert. Lucidi, Lorenzo Lucidi,
con i box, vabbè, con i meccanici, i vestiti non alquanto adatti agli anni 80. Ma in TeamSpeak c'ha lucidi? Oh, forse. Eh già, Io sì, non ho dovrebbe essere potere. proprio. Se Hai ha il voglia, potere su di magari. me! User was Sirino, moved to your aspettate. channel. Mi dispiace, parla con noi, non parlare con Magi. Ciao Ciao Lucidi. Lucidi. Ciao Com'è andata? ciao. Va bene, dai. Sei stato No. l'unico a non commettere errori. Ah, un testa coda l'ho fatto, non ti Nonostante preoccupare. le nostre gufate. Maledetti. No, dai, è andata bene. Quasi nessun errore. All'inizio sono Sì, hai proprio. guidato abbastanza bene. Complimenti perché davvero oggi hanno sbagliato tutti e tu sei riuscito a rimanere davanti senza fare errori. Complimenti, bella gara davvero. Grazie. Nonostante la pista sembrava comunque abbastanza difficile, la moto anche, soprattutto in frenata, ho visto molte persone che sbagliavano. Sì, alla fine anch'io gli ultimi due giri avevo i freni che erano caldissimi, non riuscivo più a frenare bene. Ma poi io sono andato piano alla fine, quindi. Durante la diretta ti siamo chiesti, ma User se joined your mai il channel. tuo mouse verrà a mancare, lo porterai in Vaticano per farlo benedire o User santificare, left non your so. channel. Almeno beatificare, sì. Va Sì, vogliamo il Santo Mouse. bene, vedremo cosa si può fare. Chiederemo direttamente al nostro Papa. Esatto. Lui è di larghe vedute. Comunque, chi è entrato pure? No, non è entrato nessuno in commento. Ah, wow, ok. User Appunto. joined your channel. È arrivato Riccardo. Ora è mutato. Si è sammutato. Comunque, niente, ottima gara per Lorenzo. Bonacina ti ha aiutato anche nella tua vittoria girandosi un di volte in più di te. Ah, ho visto. Ah, Quindi, se era no. veloce, era veloce. Eh Sì, sì, era veloce. Bonacina era stato molto veloce, ha fatto anche giri veloci, e infatti aveva sicuramente il passo per stare con te o magari User left per your lottare con channel. te sicuramente. Anche Sor Giacomo era molto veloce, però poi. No, Perché e chi è loro che se l'ha n'è spostato? andato. Chi è che l'ha spostato? Boh, se lo sarà preso qualcuno. No, Lollo si è spostato di sua spontanea volontà. Perché Ah, vabbè, avrà sonno. User was moved to your channel. se n'è andato via? Ho scassato. Scusate. No, dicevamo che Vabbè. Bonacina aveva il passo per stare con te, sicuramente ti saresti divertito magari di più con una lotta. No, meglio così alla fine. Meglio così. Sì. No, perché dai, si era visto che era velocissimo anche in qualifica. Qua sbagliare è facilissimo, magari nei duelli andavo a Sì, sbattere, poi la non so. pista è molto stretta, infatti Sì, è difficilissimo i passare qua. punti per superare sono pochi, molto pochi, infatti sui rettilini per lo più. Infatti abbiamo visto un sacco di errori alla staccata del rettilineo parallelo a quello dei box. Alla staccata hanno provato il sorpasso, ma ci sono stati o contatti o lunghi nel prato. Esolder, esolder. Infatti, la prossima sarà Hockenheim, speriamo che pista sicuramente più larga e speriamo che Rettilineo. sia anche fatta meglio a livello proprio sia grafico che di bug, sì. Buggistico. Comunque, secondo me possiamo chiudere qui Sì, la possiamo diretta. chiudere la diretta. Speriamo che nella prossima gara ci sia più divertimento, meno errori. Salutiamo la mamma. Un Ciao mamma, saluto a guarda Fabio come mi Cocozzino che diverto. ci seguiva. Vuole Il cocozzino ci salutato. guardava, il Sì, vuole cocozzino ci guardava. salutato. Quindi saluti al Cocozzino. Ciao cocozzino. Ciao Alla alla prossima. prossima. Ciao. Ciao. Ciao ciao.